Cento anni fa, il Natale di sangue, il 25 dicembre 1920, l'esercito italiano interveniva a Fiume, oggi Rijeka, in Croazia, per sloggiare Gabriele D'Annunzio e i suoi legionari che avevano occupato la città adriatica per consegnarla all'Italia in barba ai trattati di pace. Morirono una cinquantina di persone in nome di un ultranazionalismo estetico e caotico. L'impresa di fiume per molto tempo, da decenni a questa parte, nel secondo dopoguerra potremmo dire, è praticamente sparita l'attenzione degli italiani perché è stata travolta dalla storia nera del fascismo, in quanto era stata vista semplicemente come preliminare al fascismo. In realtà non è proprio così. L'impresa di fiume è stata una cosa diversa, è stata una convergenza di tanti motivi. Che certamente eh, nelle intenzioni promotori dello stesso D'Annunzio e di chi stava dietro di lui aveva anche una finalità fortemente avversiva nei confronti dello Stato liberale. D'Annunzio non è stato un Giovanni Battista di Mussolini, sarebbe inorridito la sola idea, ma è stato uno dei grandi picconatori dello Stato liberale. Però l'impresa di Fiume è stato anche altro: è stato un fatto generazionale, è stato un incontro di avanguardia, è stata un'esperienza unica. È stata un'opera di eh, politica poetica, possiamo dire, no? Sa e... picconare lo Stato liberale, Stato liberale vuol dire anche picconare quello che erano le, le, le strutture stesse dello Stato liberale, strutture borghesi, eh? La, la, eh, la monarchia... Eh, quindi aveva questa spinta rivoluzionaria però era anche molto nazionalista allo stesso tempo eh, questa fusione tra. E si può essere rivoluzionari nazionalisti parlavano sia D'Annunzio che i nazionalisti che Mussolini di una rivoluzione nazionale il termine rivoluzione è molto ampio volevano cambiare tutto non era una rivoluzione giacobina non era una rivoluzione bolscevica, certamente no era molto singolare perché D'Annunzio aveva una concezione aristocratica della politica però allo stesso tempo era in grado di capire le masse, di incantare le masse. Coinvolgere sarebbe eccessivo, ma incantarle molto di più, cosa che i politici liberali non riuscivano assolutamente a fare, e in questo diede una lezione che poi venne imparata molto bene a tanti suoi seguaci, non solo in Italia, ma anche all'estero, evidentemente. Cambiare tutto voleva dire cambiare la mentalità borghese intensa non tanto in senso di classe, eh, quanto in senso di moderazione. Possiamo dire, E le istituzioni liberali che venivano ritenute eh, non più adatte ai tempi nuovi, tempi nuovi che devono qualcos'altro, che cosa, sul che cosa l'annuncio non aveva molto chiare, perché non era un politico ma era un poeta, intuiva il malessere e intuiva che eh, le risposte che le istituzioni stavano dando alle grandi istanze del cambiamento della città erano assolutamente insufficienti. Era un po' una funzione quasi profetica, potremmo dire, ma certamente avversiva dello Stato liberale. Ecco, questo, questo atteggiamento comunque elitario eh, da tutti i punti di vista, sia perché era un'elite militare, perché comunque molti di loro erano arditi, che si erano distinti. Alcuni dei fermenti più vivaci. Esattamente, esatto. il nuovo, ecco, chiamiamolo certo. così. Oh. Eh, e poi un'elite anche economica, eh, sociale, perché sicuramente non venivano tutti dalle, da, da, dai ceti, diciamo, medio bassi. Eh, quindi questo elitarismo eh, associato al tentativo di scuotere lo Stato liberale e le strutture dello Stato liberale, perché venivano considerate comunque vecchie, barbose, eh, ricorda molto eh, il 68. Che... Sì, naturale, questa è una comparazione che è stata fatta molte volte, e riguarda alcuni aspetti: l'aspetto generazionale, che è fortissimo, certamente. Eh, l'aspetto politico-estetico, potremmo dire, da non si è avuto un'occasione strepitosa. C'è un poeta che può comporre una sua opera poetica non con le parole o con i colori o con il marmo, ma con la storia. Cioè, creando una città, creando uno Stato. Più di così, cosa si vuole? Quindi, un'esperienza estetica potremmo dire estrema, naturalmente. È una contestazione anche, come si può dire, del perbenismo dei costumi, perché è anche l'esperienza fiumana un'esperienza di eh, libertà di costumi estrema assoluta, ecco, dal punto di vista sessuale dal punto di vista dell'uso eh, delle droghe, anche da tutti i punti di vista no? quindi ci sono delle assonanze con i moti di ribellione giovanili eh, successivi, però ci sono anche le profonde differenze, quella di natura politico-ideologica no? la contestazione del 68 aveva dei riferimenti ideologici assolutamente alternativi eh, rispetto a quelli di annunzio e cercava un collegamento anche se non lo tenne granché, con la classe operaia no? eh, dal punto di vista sociale e ideologico. D'annunzio era lontanissimo evidente, questo tipo di impostazione. Ecco, appunto, era proprio a questo che volevo che la mia domanda precedente voleva arrivare, per l'appunto, questa impossibilità di come lei ha detto giustamente questa, questa comparazione tra l'esperienza, analogia tra l'esperienza d'Annunziana e l'impresa eh, fiumana e il 68 è stata fatta più volte. Non crede che allora sia più simile a quello che sta accadendo adesso eh, eh, l'esperienza fiumana che a quello che doveva essere il 68? Cioè vediamo comunque delle elite eh, che si sentono... Mh, particolarmente eh, che si sentono di avere un ruolo eh, sociale, culturale eh, particolarmente importante, ma che allo stesso tempo eh, vogliono anche liberarsi e vivere una vita disinibita. Però manca la passione, mm? manca la passione di cui eh, D'Annunzio è stato prima di tutto un interprete, un testimone passionale e anche un cantore, ma manca la passione nella società. Noi siamo una società con poche passioni, eh, siamo una società di disincanto, di disimpegno verso la politica, eh, di cinismo nei confronti dei grandi ideali, eh, di ricerca di benessere. La società della transizione fra guerra e dopo guerra era completamente diversa, era una società prostrata dalla guerra ma anche fortemente appassionata, in cui c'erano idealità grandi, l'idealità dell della nazione certamente, ma anche quella della rivoluzione sociale. Quindi era una società che si mobilitava. Che accettava la mobilitazione perché viveva la passione. Da questo punto di vista, mi sembra una cifra molto diversa dalla società attuale. Beh, però in America e in altri paesi si vedono fermenti diversi rispetto a quello attualmente. Rispetto a che l'avvicinano molto poi del resto a quell'esperienza cioè, ripeto, una certa disinibizione nell'affrontare quelli che sono le, 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 insomma, i costumi borghesi come si sarebbero definiti un tempo mm. e liberarsene però allo stesso tempo mantenere quelle differenze sociali e socio-economiche eh, di classe come per, 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 insomma, per sì. rubare ai marziani Qual è marziani il che sta dietro, no? Ed il progetto era molto chiaro, era sia suo sia di chi lo sostenuto nella prima fase, era la svolta autoritaria. Poi eh, la fase diciamo più pirotecnica dell'esperienza d'Annunziana comincia dopo, dopo il fallimento del progetto iniziale. Il progetto iniziale era quello di diamo uno scossone allo Stato liberale, cacciamo il primo il ministro Nitti e facciamo la svolta autoritaria. Ma questo fallisce entro due mesi. Perché Nitti va alle elezioni, vince le elezioni e i nazionalisti subiscono una terribile sconfitta. Per cui tutti i suoi primi collaboratori dicono: vabbè, è finita, torniamo a casa. E gli stessi fiumani dicono: facciamo il compromesso. E lui, no, per ragioni personali fondamentalmente, di carisma, di ruolo, dice: no, restiamo e si inventa questa nuova costruzione, a questo punto più poetica che politica, potrei dire. Beh, però ehm, c'è stata anche un'esperienza politico-istituzionale e mi richiamo per l'appunto al, al suo ruolo di storico, che è la Costituzione, la Costituzione del Carnaro, che comunque era una, eh, era una Costituzione eh, materiale, eh, una con, con una sua rigidità e anche eh, rigidità, naturalmente, parlo dal punto di vista sì. normativo, e anche eh, un, un ruolo sociale molto chiaro. Sì, questo è uno degli elementi che ci fanno capire come in quegli anni si mescolasse tutto, quello che viene chiamato il diciannovismo, no? in cui sono dentro tanti filoni. Quello è il filone socialista rivoluzionario di De Ambris, che non a caso prende il posto dei nazionalisti no? e cerca di dare una virata. Ci riesce a metà però perché ha una serie di condizionamenti e D'Annunzio non sposa mai fino in fondo la linea di, di, di De Ambris. Accetta la Costituzione mm. del Carnaro, non accetta la Repubblica, in parte modifica il testo originale, dandogli un afflato poetico, ma soprattutto eh, rendendola anche questa, come dire, una profezia. È una bellissima e avanzatissima Costituzione, che poi può venire presa a modello da tante esperienze successive, no? però non è applicata mm? è e manifesta per il futuro. E eh Come mai non è stata, non ha avuto, non ha avuto seguito, d'accordo, so che l'esperienza storica è poi stata è stata completamente diversa. Mi, mi... Ma avrebbe anche voluto dire per D'Annunzio rinunciare al potere, cioè aprire alle ah, consultazioni, alle tristi urne. Eh, quando i fiumani vengono chiamati a pronunciarsi danno un risponso sfavorevole ad Annunzio. E D'Annunzio cosa dice? Non tengo conto delle tristi urne. Quindi la Costituzione avanzata si può promettere, può diventare un modello di riferimento, appunto, ideale, ideal tipico potremmo quasi dire. però nel concreto, è eh, giù le mani comando io, io sono il comandante, io comando. E invece, perché insomma, quando si parla di queste zone, di queste aree geografiche, del, adesso si dice sud-est sud europeo dopo la, la dissoluzione della Jugoslavia, sì. è, la, è il termine corretto. Eh, sia storicamente che geograficamente che politicamente, eh, qual era il suo rapporto con gli altri gruppi eh, etnici, culturali eh, che erano comunque facevano parte di quella, di quella regione? Beh, parliamo dell'elemento slavo, ungherese, germanico. Direi un rapporto più mitico che realistico. Cosa vuol dire? Eh, a Fiume. D'Annunzio e qui i suoi collaboratori sono ultranazionalisti antislavi anti anticroati. No? D'Annunzio riserva ai croati degli insulti sanguinosissimi, peraltro lo riservava a tutti, eh, anche a Nitti e anche agli altri, ma in particolare contro gli slavi, e a Fiume eh, c'è un pogrom, ci sono... Persecuzione dei politici croati, espulsione dei loro leader, a cominciare dai sacerdoti e anche un grosso pogromo nel luglio del 1920. Contemporaneamente, però, D'Annunzio sostiene i progetti eh, segreti e versivi volti a far scoppiare il regno dei serbi croati sloveni. Per costituire una Croazia autonoma, già si immagina di entrare a, croati, a Zagabria come liberatore dei croati dal gioco serbo. Siamo più sulla mitica che non sulla politica realista, no? Perché, da una parte ci sono i pregiudizi, la cultura, la superiore cultura latina contro la barbarie slava, dall'altro il tentativo di inserirsi in quelli che un suo collaboratore chiamerà gli intrighi balcanici. Eh, che poi però. <ride> Tristemente, tragicamente si realizzerà qualche decennio dopo con uh, il, uh, quel regno fantoccio che comunque venne creato durante la seconda guerra mondiale. Sì, con una, dif con una differenza fondamentale. La Croazia stato libero che immaginava D'Annunzio e anche quella che immaginava Mussolini fino al 1938-39 sarebbero stati dei satelliti dell'Italia creati da movimenti nazionalisti locali sponsorizzati dall'Italia. Lo Stato croato del 1941 lo fanno i tedeschi, perché eh, sono loro che vincono la guerra e gli italiani cercano di accodarsi ma rimangono sempre in disparte. Non è una creatura, non è un satellite italiano. Cosa rimane adesso di questa... Eh, che, cosa, che cosa possiamo estrapolare di positivo, se c'è qualche elemento positivo, dall'impresa d'Annunziana? La chiamo, qualcosa di... di positivo? Allora, dal punto di vista storico, un enorme interesse perché è un'impresa eh, dalle tante facce difficilissime a decifrare, per me l'immagine migliore è quella del caleidoscopio, quindi, interessantissima per lo studioso, una miniera ancora senza fine. Le faccio una, una precisazione positivo perché lei prima ha parlato di passione. Comunque che manca, lo diceva con una certa la malinconia, per cui. Eh... Io ero giovane nel 68, quindi cosa vuole da <ride> trista guardare il presente. Eh? Questo però non mi rende simpatica l'esperienza danunziana dal punto di vista politico, no? Perché una concezione dei rapporti con gli altri, no? Con la società, che è radicalmente alternativa, ecco, rispetto a quella che io credo, ovviamente. Per cui non è che resti molto. Se non da parte di qualcuno che si riconosce ancora in quei valori ipernazionalisti, quello che è rimasto poi l'ipernazionalismo, eh, fondamentalmente. Ma... La terra di frontiera ha avuto una storia ancora lunga e qualche strascico è un concentrato di, di, di contraddizioni perché comunque c'era questo tentativo anche di stabilire un ponte con la mosca sovietica con, uh, con Lenin con... O Sì, anche la rivoluzione dei popoli oppressi però era appunto mitica, non politica certamente. è un coacervo di contraddizioni questo è quello che la rende bellissima infatti è un gran peccato che sia stata appiattita dal punto di vista della conoscenza degli studi unicamente sul fascismo che non è corretto ma questo non è che porta a un giudizio migliore in qualche modo, è diverso è interessantissimo, cosa lascia? lascia l'esasperazione del nazionalismo, questo non c'è nessun dubbio eh, è un male enorme per la terra di frontiera e appunto, credo che abbia lasciato delle ferite anche sì. cioè, quanto ha pesato questa esperienza poi su tutto quello che è successo nei, negli anni nei decenni successivi in quelle, in quelle aree? Diciamo che ha pesato in maniera indiretta perché ha offerto delle immagini, dei simboli, delle parole, dei miti, appunto, che però poi sono stati usati da altri, in particolare dal fascismo. È, è singolare la storia. Mussolini è stato un collaboratore a metà di D'Annunzio, un collaboratore subordinato di D'Annunzio, che però contemporaneamente percepiva come un concorrente, e ha fatto il possibile per silurarlo, riuscendoci alla fine, ma ha avuto la grande capacità di appropriarsi del suo patrimonio il suo patrimonio ideale, culturale, di linguaggi, di miti stessi, dalla vittoria mutilata in poi. Quindi poi i disastri, più che D'Annunzio, l'ha ha combinati il fascismo naturalmente, no? E quelli sono rimasti danni di lungo periodo. Un'ultima domanda. D'Annunzio, secondo lei, cercava veramente e onestamente eh, una, una soluzione, chiamiamola politica, comunque uno sviluppo politico a questa impresa? Ci credeva dal punto di vista proprio... Chiamiamolo dello statista oppure era semplicemente un egocentrico, naturalmente complesso e, 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 con tutte, e grandioso, eh? Eh, su questo non c'è dubbio, eh, che cercava l'impresa per se stesso, egoistica, e così gli altri legionari che lo avevano seguito? No ecco, no, no, ecco, credo che la parola sbagliata sia statista. Non era uno statista, non era un politico, era un poeta che aveva grandi visioni. Era assolutamente sincero, credo, in quello che faceva, sia dal punto di vista patriottico, alla fine. In fondo di tutto c'è cioè l'intento di salvare il fiume l'Italia, questo è, no? E poi anche nella sua concezione della grande Italia, non voleva la grande Italia imperiale e cercava di fare il possibile per costruirla, ci tentò seriamente così come i legionari, eh? Le motivazioni di tipo personalistico da questo punto di vista, sì, certamente possono esistere l'egocentrismo, il pensionato, il grande pensionato della guerra, ma secondo me sono secondarie, c'era questo grande intento, mancava proprio la capacità di politico, di statista, Difatti si concluse con un fallimento e venne giocato dai due veri politici dei suoi tempi, Giolitti e Mussolini, che erano statisti.